È una serata che abbiamo voluto per riflettere insieme su un tema grave come quello della crisi siriana, soprattutto a una serata che abbiamo voluto per cercare di capire poi tutto quello che ci saranno a approfondire i nostri lavori che gentilmente sono offerti da Ritaccia per questa, cercheremo anche di capire come potremo accompagnare le persone che vivono la difficoltà di questa esperienza terribile della guerra. Cercheremo di uscire da qui con alcune informazioni in più, poi ci avremo con qualche idea in più per fare in modo che la nostra vicinanza possa essere realizzata. Lavoreremo in questo modo, adesso un amico il direttore della carica ci saluterà e ci incoraggerà, poi il professor Trentino che lavorò e ci aiuterà invece ad approfondire la tematica un po' più specifica riguardo alla situazione siriana, mentre invece il ministero giornalista insieme al professor Trentino ci aiuterà a calarci un po' nella giornata. Io quello che chiederei semplicemente di tenere come sfondo, come filigrana della serata, sì, gli elementi storici, politici e i contenuti che verranno fuori, ma di tenere come sfondo le persone che poi subiscono tutto questo. Spesso ce ne dimentichiamo, spesso ragioniamo di molto, ma ci dimentichiamo che poi dietro vicende come questa ci sono storie incredibili di sofferenza e di esclusione che invece dovrebbero avere l'occidentale di avere questo. La parola a Enrico per un saluto e poi iniziamo. Ecco, buonasera a tutti. Padre, buonasera libanese, quindi padre, grazie ai professori, alla Massimiliano Trentini, no, e Luigi Spera, che sono venuti qui ad aiutarci per approfondire questa realtà della Siria. Se permettete, ecco, così prima di iniziare a parlare di Siria, per me significa andare indietro nella memoria, nell'esperienza che ho fatto in quei luoghi, in quei posti, e che mi hanno lasciato veramente così sbalordito. Allora, quando ci sono stato, attristato enormemente, ecco, per il dolore e la sofferenza che si vede oggi, perché in qualche modo possiamo dire che noi siamo figli di quella terra. Se noi oggi prendiamo in mano questo foglio di carta e ci leggiamo, è perché da lì, da Ugari, è venuto l'alfabeto che noi abbiamo, ecco, no? E abbiamo una enorme testimonianza enorme di una storia ricchissima che ci ha preceduto, ci ha costruito, ci ha strutturato, sia da un punto di vista storico antico, sia da un punto di vista archeologico, sia da un punto di vista anche per noi cristiano. E da lì, ecco, le prime comunità cristiane sono ricordate. Damasco per noi è un ricordo straordinario, perché lì c'è stato l'incontro di San Paolo con il Signore, e poi nel deserto siriano San Paolo è andato a meditare e ha scoperto il mistero di Cristo. Poi successivamente le prime comunità cristiane si sono insegnate lì, in Siria. Ricordiamo Euroopos, ricordiamo Sergiopoli, ricordiamo Aleppo, ricordiamo dove c'erano gli eremiti, tanti i santi stiliti, San Simone il Grande che è sopra Aleppo, ecco. Ricordiamo poi dal punto di vista archeologico così una ricchezza veramente culturale enorme, ecco, enorme. Io ricordo ancora, ecco, così la visita che ho fatto a Malunda, dove si parla in aramaico e anche la chiesa di San Sergio, Santa Tecla, il monastero. Ricordo quando siamo stati a Bursa, ecco, nel vedere quella grandissima città romana costruita con le pietre nere, dove ancora si vedono i resti di questa presenza,
E allora mi meravigliavo molto nel vedere una storia antica e passata di una ricchezza straordinaria e nel vedere anche la povertà del popolo che viveva proprio accampato così sopra queste vestigia antichissime. Ricordo anche gli amici che ho laggiù, ricordo padre Paolo Dall'Oglio, così che con il suo monastero a Margusa, ho incontrato ultimamente una persona che mi ha detto che è un monastero ancora in piedi, ancora le persone ci sono dentro e quindi stanno ancora attendendo. Speriamo il ritorno di padre Paolo, che si è così inserito, è andato proprio in certi luoghi per dialogare con certe fronde, con certe realtà. Ecco, io credo che questa esperienza, questo approfondimento che facciamo questa sera, è un approfondimento veramente che ci deve stare a cuore per tanti motivi, ecco, non solamente per questi ricordi storici, se non ci fossero sarebbe uguale, ma per la sofferenza che migliaia e migliaia di persone oggi stanno vivendo. E sappiamo che non è solamente la guerra e la morte sul posto, ma anche la disperazione di tanta gente che deve abbandonare le proprie case, la propria terra, le proprie aree e deve emigrare. Quindi emigrare in Libano, andare in Turchia, andare in Giordania e magari mettersi sui barconi, arrivare verso di noi e noi chiudiamo gli occhi, il cuore e magari li lasciamo andare a picco in il Mediterraneo. Quindi sono tante tematiche sulle quali riflettere e tante tematiche sulle quali cercare un pochino di capire prima e poi dopo cercare di prendere posizione, ecco, davanti, innanzitutto per noi cristiani metterlo davanti al volto di Dio nella preghiera, perché questo è fondamentale per noi cristiani, ma poi dopo anche il nostro impegno diciamo così, civile di persone che non capiscono oppure vedono che sotto questa realtà ci possono essere interessi di altro tipo, interessi che vengono da altre situazioni, probabilmente da altre potenze. Adesso ce lo spiegheranno così i nostri giornalisti, specialisti, professore giornalista, proprio per cercare di capire tra le dentro meglio. Quindi allora questa sera mi compiaccio che ci sia questo approfondimento, speriamo che crei dentro di noi una sensibilità maggiore, un'attenzione. E speriamo proprio che tante persone non dimentichino questa guerra, così come sono state dimenticate altre guerre che continuano e noi tranquillamente andremo avanti secondo i nostri schemi, secondo i nostri ritmi, che sia ancora una presa di coscienza più profonda, più ricca, per poter essere veramente anche di aiuto anche a questa gente che sta soffrendo, sono i nostri fratelli. Grazie per chi ha pensato e organizzato, grazie alle persone che si sono rese disponibili per venire qui a darci una parola di approfondimento e buon lavoro a tutti.